con il professor Carlo Bradaschia dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che ci spiegherà come funziona l'impianto Virgo a Cascina, a Pisa, e risponderà alle domande che ci fanno in rete a noi di Italia Unita per la Scienza e risponderà anche a qualche domanda un po' più specialistica sul futuro della fisica. 100 anni fa, quindi, Einstein pubblicava la teoria della relatività generale, teorizzava anche l'esistenza delle onde gravitazionali. Ora, l'11 febbraio 2016 è stata annunciata al mondo la prima misura di queste onde gravitazionali, che lui aveva teorizzato appunto un secolo fa. Ma che cosa sono in pratica le onde gravitazionali? Le onde gravitazionali sono delle vibrazioni dello spazio-tempo, vale a dire delle piccole modificazioni dello spazio in cui noi viviamo e dello scorrere del tempo in cui noi viviamo, che sono dovute a movimenti accelerati di masse enormi. E per questo noi cerchiamo di rivelare le onde gravitazionali che sono state prodotte da eventi catastrofici nell'universo, quindi buchi neri che si scontrano, stelle di neutroni, esplosioni di supernove. Perché ricorriamo a queste sorgenti così violente? Perché, come aveva previsto Einstein, queste onde gravitazionali sono estremamente deboli e quindi sulla Terra neanche, per esempio, con esplosioni nucleari si riuscirebbe a produrre delle onde gravitazionali così intense da poter essere captate. Soltanto quelle che vengono dallo scontro di due soli, anche se lontani, sono sufficientemente intense da poter essere captate sulla Terra. È un traguardo importante che a Pisa hanno cercato di raggiungere anche in passato. Ci sono racconti di vecchi studenti che narrano di laboratori con strane apparecchiature per catturare appunto queste onde. Qual è stato il ruolo del team toscano in questo evento di portata mondiale? Beh, il ruolo del team toscano parte dalla idea di mettersi in collaborazione con un gruppo francese esperto di laser e mettendo a disposizione la nostra esperienza nelle sospensioni antisismiche ultrasensibili e quindi di formare questa collaborazione che abbiamo chiamato collaborazione Virgo proprio per realizzare un rivelatore per onde gravitazionali. E il promotore di tutto questo, l'ideatore di tutto questo, è stato Adalberto Giazzotto, un fisico di Pisa dell'INFN. Siamo a Cascina, in provincia di Pisa, e tra le campagne c'è questa strana installazione che si chiama Virgo. Le onde sono state captate da due impianti americani del tutto simili a questo. L'impianto qui a Cascina è in fase di upgrade e questo upgrade sarà completato tra qualche mese, ma ora che è stata scoperta l'esistenza delle onde gravitazionali, a cosa servirà questo impianto? Non bastavano gli impianti LIGO analoghi che ci sono in America? È assolutamente necessario utilizzare più di un rivelatore per avere la certezza di aver captato onde gravitazionali e non segnali spuri dovuti per esempio al sisma naturale o alle onde del mare o a un aeroplano che passa troppo basso sopra il nostro rivelatore. Utilizzando in modo coerente segnali captati contemporaneamente da più rivelatori situati a grande distanza sulla superficie terrestre, si scartano tutti i segnali che sono dovuti a rumori locali, quindi a perturbazioni locali. Questa è una prima ragione per cui servono più impianti, quindi benissimo due, quelli statunitensi che sono riusciti a vedere un segnale e a confermarlo. Quando ci sarà anche Virgo sarà ancora più efficace questa lotta contro i rumori. La secondo motivo, altrettanto importante, è che misurando la distanza temporale con cui l'onda gravitazionale arriva sulla Terra e la differenza di tempo con cui l'onda investe i tre e poi forse ci saranno quattro, sarà ancora meglio, i tre rivelatori sulla Terra, da queste differenze di tempo si fa una triangolazione e si ricostruisce qual era la direzione da cui veniva
l'onda captata. Perché questi impianti sono formati da due braccia perpendicolari? Perché le onde gravitazionali hanno una caratteristica speciale. Intanto è già sorprendente il fatto che ho già detto prima che deformino lo spazio-tempo. Quindi passando, per esempio, venendo dall'alto in questa stanza, lo spazio in cui noi ci troviamo verrebbe schiacciato in questa direzione e contemporaneamente dilatato in quella perpendicolare e poi esattamente il contrario, alternativamente. E da qui si capisce che se io ho qui uno strumento con due braccia che misurano le distanze in una direzione e nella direzione perpendicolare, è proprio lo strumento ideale per vedere queste deformazioni dello spazio del tipo di quelle che sono generate dalle onde gravitazionali. Comunque, a parte le difficoltà tecniche, si tratta di mettere insieme un laser con degli specchi. A parte il rilevatore, non sembra che serva una tecnologia complicata. Sì, se noi ci limitiamo a descrivere l'apparato, se però pensiamo che le deformazioni prodotte da queste onde gravitazionali sono estremamente deboli, e quando dico estremamente deboli intendo dire che la lunghezza di uno dei nostri bracci di 3 km aumenta e diminuisce, oscilla di 10 alla meno 18 metri, vale a dire di un miliardesimo di metro, o se volete di un millesimo del raggio di un nucleo atomico. Quindi per vedere delle variazioni così piccole su lunghezze così grandi, lunghezze chilometriche, ci vuole delle tecnologie estremamente raffinate. Bisogna utilizzare per fare questo dei fasci laser estremamente stabilizzati, bisogna utilizzare degli specchi su cui far riflettere questi fasci laser che siano assolutamente perfetti, che assorbano o diffondano una frazione assolutamente trascurabile della luce che li colpisce, e anche le sospensioni antisismiche che sostengono questi specchi devono isolarli perfettamente dalle vibrazioni sismiche, che altrimenti li farebbero spostare molto di più di quanto non si spostino a causa delle onde gravitazionali. Le onde rilevate sono state causate dallo scontro tra due buchi neri. Questo rilevamento ci aiuta a capire meglio i buchi neri cosiddetti ultramassivi, cioè quelli che si sono scontrati, e ci aiuta anche a capire meglio i buchi neri un po' più piccoli. Innanzitutto queste onde che noi captiamo provengono da due buchi neri che si scontrano e sono le prime testimonianze dirette dell'esistenza dei buchi neri, sono le prime radiazioni generate da buchi neri. Prima noi ipotizzavamo in un certo senso l'esistenza dei buchi neri perché vedevamo per esempio come le stelle che si trovano vicino al centro delle galassie si muovono lungo orbite ellittiche, orbite intorno a degli enormi buchi neri che ci sono al centro delle galassie, ma non avevamo mai ricevuto nessun segnale da buchi neri. Viceversa, queste onde gravitazionali sono proprio onde prodotte da questi buchi neri, prodotte dalla fase iniziale in cui ruotano uno intorno all'altro e poi dalla fase catastrofica finale in cui si fondono uno con l'altro. Noi oggi in fisica parliamo di fotoni, ovvero vediamo la luce anche come particelle. Guardando la luce come particelle, molti aspetti della meccanica quantistica e della meccanica detta classica, cioè della relatività, conciliano tra loro, ma si ipotizzano anche i gravitoni, cioè anche la gravità vista come particelle. Lo sviluppo degli studi sulle onde gravitazionali potrebbe portare a verificare l'esistenza, ad esempio, dei gravitoni? Dunque, noi non abbiamo nessun dubbio che i quanti della radiazione gravitazionale esistano e quindi si chiamino, giusto appunto, gravitoni. Però a causa della estrema debolezza degli effetti delle onde gravitazionali, noi riusciamo a vedere
gli effetti di queste onde solo quando queste onde sono sufficientemente intense, vale a dire sono costituite da miliardi e miliardi di gravitoni che arrivano contemporaneamente. Viceversa, non pensiamo che riusciremo mai a distinguere il singolo gravitone, come in realtà sappiamo fare con i fotoni. Noi oggi abbiamo strumenti fotodiodi estremamente sensibili che riescono a vedere il singolo fotone. Però, appunto, gli effetti della radiazione elettromagnetica, quella che produce i fotoni, sono enormemente più intensi di quelli della radiazione gravitazionale. Può aiutarci anche lo studio delle onde gravitazionali ad indagare sulla materia oscura? Potrebbe, naturalmente, perché, come sappiamo, circa l'80% della materia che esiste nell'universo è materia oscura, quindi non emette, non riflette, non diffonde luce né altre radiazioni elettromagnetiche. Viceversa, noi ne conosciamo l'esistenza perché vediamo gli effetti gravitazionali esercitati sulle stelle che si muovono all'interno delle galassie. Quindi, se questa materia oscura è costituita anche in parte da corpi celesti non visibili, che non emettono luce visibile, potremmo vederli mediante le onde gravitazionali. Anche se bisogna ammettere che i modelli più apprezzati sulla costituzione della materia oscura prevedono che sia costituita da un gas estremamente denso di particelle molto piccole, e quindi in questo caso se fosse tutta costituita da particelle molto piccole, sì, queste particelle produrrebbero onde gravitazionali, ma molto deboli, che si propagano in tutte le direzioni e quindi non potrebbero essere captate. Ora parliamo di soldi. In Italia i soldi per la ricerca sono sempre meno che in altre nazioni e sempre meno dell'anno passato. Siamo in Italia così bravi da non aver bisogno di soldi? Assolutamente no, noi abbiamo molto bisogno di soldi. Infatti uno dei motivi per cui negli Stati Uniti hanno finito il potenziamento, il miglioramento della sensibilità degli interferometri già dal settembre dell'anno scorso e noi non siamo ancora riusciti a farlo, dipende anche dal denaro, dai fondi che noi abbiamo ricevuto. Pensate che in America sono stati messi a disposizione un po' più di 200 milioni di dollari per fare l'upgrade di due interferometri. Noi è vero che abbiamo un interferometro solo, però noi abbiamo avuto 23 milioni di euro, quindi in proporzione 5 volte meno di quello che hanno avuto negli Stati Uniti. Poi naturalmente negli Stati Uniti saranno più bravi, saranno più organizzati, però diciamo, noi non troviamo nessuna inferiorità nella nostra preparazione, nelle nostre capacità e anche nell'ambiente internazionale. E quindi, appunto, la mancanza o la non sufficienza dei fondi che abbiamo è un problema importante. Grazie quindi al professor Carlo Bradaschia dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Pisa per il tempo che ci ha concesso. Grazie a voi.